Buonasera, benvenuti in questo incontro con il deputato del Movimento 5 Stelle, Sergio Tancredi. Con lui affronteremo un po' la politica regionale, ma anche un po' quella nazionale e quella locale. Partendo dal fatto che, come sapete, Grillo ultimamente viene sempre più ritenuto il capo dittatore del partito, che loro invece ritengono un partito movimento, poi noi magari finiamo per considerarlo un partito perché oramai è ben strutturato, e loro invece si difendono dicendo no, non è così, siamo liberi. Infatti dalla prima fase, quando loro non riuscivano neanche a poter andare nei talk show perché non gli era permesso, adesso invece, oltre all'intervista, diciamo così, personale, possono anche fare un dibattito. Quindi molte cose sono cambiate. E tra quelle che sono cambiate, cominciamo col parlare dei leader, al di là del grande comico, tra Di Maio e Di Battista. C'è buon film oppure no? Intanto, buonasera. Allora, il fatto già di definirli leader è assolutamente improprio, Come perché li definirebbe? è vero che sono due degli esponenti di maggiore spicco che hanno maggiore, come dire, audience televisiva, perché se la sono conquistata sul campo. Ma mi riallaccio a quello che tu dicevi precedentemente, del fatto che in un primo momento ci fosse questa sorta di veto fatto da Grillo per limitare le comparsate televisive. E faccio notare una cosa molto semplice, che secondo me questa, più che un'iniziativa coercitiva dall'alto, doveva essere assolutamente considerata come una presa di buon senso da parte di un buon padre di famiglia, quale io considero Beppe, verso un gruppo di persone che lui sostanzialmente non conosceva, perché io ricordo la prima volta che parlai con Beppe fu nell'occasione del regionale del 2012. Io non lo avevo mai visto e non ci eravamo mai parlati di presenza, perché lui sostanzialmente era un leader che faceva attività politica e io ero uno dei tanti militanti, se così, Attivare attivisti sul attivi territorio che si impegnava per le battaglie territoriali. Quindi è assolutamente corretto che in una prima fase Beppe, come anche Gianroberto Casaleggio, che voglio ricordare è uno dei cofondatori del movimento e che purtroppo non è più tra noi, giustamente hanno voluto capire chi erano queste persone che arrivavano e come si sarebbero approcciati, perché giustamente nel momento in cui ti poni in una determinata funzione, riesci a raggiungere 9 milioni di persone che hanno fiducia in quella che è la tua proposta generale politica, è corretto che chi va in televisione debba avere la capacità anche di esprimerlo in maniera compiuta. Quindi da lì nasce quella prima fase, diciamo, di visione che erano coloro che, anche perché devo dire onestamente che i primi approcci televisivi per uno che non è abituato sono estremamente impegnativi. E quindi avere l'abitudine di stare davanti a una camera è qualcosa che non tutti fanno in maniera naturale. Io stesso mi ricordo come i primi approcci televisivi furono assolutamente drammatici a livello emotivo. Con gli anni chiaramente la cosa cambia totalmente. La stessa cosa è avvenuta a livello nazionale. Io ricordo nelle prime battute subito dopo le elezioni nazionali, ragazzi che io vedevo in Sicilia, colleghi con i quali abbiamo condiviso sia le regionali che le nazionali, completamente circondati da cronisti per strada, braccati, e ricordo di essermi anche immedesimato nella loro stato psicologico. E credo che sia stato veramente duro per uno non abituato a grandi palchi, a parlare con tanta gente e trovarsi sotto quest'occhio mediatico estremamente pressante. Quindi detto questo, non c'è stato mai nessun tipo di ostracismo dall'alto di Beppe, non c'è stato mai nessun tipo di blocco, ma semplicemente il vedere chi eravamo e cominciare a valutare, come giusto che sia, chi era più in grado di trasmettere la nostra idea di società, perché noi abbiamo un'idea di società alternativa rispetto a gran parte dei movimenti politici nazionali, e quindi esplicitarla in maniera concreta. Questo, soltanto questo. E giustamente sia Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, ma anche ti posso elencare altri nomi, Giulia Sarti per esempio, la stessa Paola Taverna, il senatore Morra, lo stesso Maurizio Santangelo, il nostro senatore trapanese, hanno nel tempo assunto un ruolo anche comunicativo importante,
molto meno altri, perché devo dire che all'interno del gruppo parlamentare, sia del Senato che della Camera, ci sono soggetti che lavorano nell'ombra, che hanno delle capacità enormi di analisi politica, analisi anche sotto il profilo tecnico-amministrativo, e sono quelli che paradossalmente parlano di meno perché hanno meno, come dire, dimestichezza col mezzo televisivo. Ma questo credo che sia nella naturale predisposizione di ognuno di noi a fare determinate cose. Cos'è cambiato nel Movimento 5 Stelle dall'inizio ad oggi? Non soltanto nella comunicazione, dove abbiamo già accennato ampiamente, ma proprio nel modo di fare politica. Allora, sostanzialmente credo che l'evoluzione di questo movimento è passata attraverso la fase della iniziale protesta, che è quella che ha sostanzialmente spinto ognuno di noi da semplici cittadini ad attivarsi. Quindi è chiaro che l'iniziativa politica in nuce era protesta. Poi ovviamente però ti affronti problemi. La protesta contro un sistema che non reggeva più, politico, economico, organizzativo, sociale. Guarda, il problema visto a 360 gradi, ti posso portare come esempio quello che è accaduto in Regione Siciliana. Se io analizzo quelle che erano le problematiche nel 2012, prima delle elezioni regionali, e analizzo adesso quali sono i problemi della società siciliana, ritroviamo le stesse medesime tematiche, moltiplicate da 4 anni e mezzo di incuria governativa, e ovviamente è chiaro che il cittadino si trova, come dire, con la spada al muro. Questa stessa cosa noi l'abbiamo vissuta con un minimo di, come dire, di anticipo rispetto agli altri, perché io per esempio, che non avevo mai fatto politica, ma mi ero sempre interessato delle tematiche a livello sociale, a livello economico, a livello amministrativo, ovviamente a un certo punto prendiamo, come dire, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e cominciamo a metterci la faccia per provare a dare il nostro piccolo umile contributo, che poi successivamente però ha avuto anche un riscontro molto importante. Io ricordo che all'epoca, prima delle regionali, in Sicilia ci accreditavano per il 6-7%, poi alla fine fu oltre il 18% con 15 deputati eletti. Oggi quanto state? Quanto ritenete di essere arrivati? Allora, io... Perché dicono che c'è una sfida tra voi e il Partito Democratico. Io ho dei dati che mi sono stati dati in maniera informale da un partito di governo, tramite amici che abbiamo all'interno dei gruppi parlamentari, perché ci sono diversi dipendenti, quindi è in un sondaggio ufficiale. Avete superato il Partito Democratico? In Sicilia siamo tra il 38 e il 40%. Sondaggi loro, perché noi sondaggi non li facciamo. A livello nazionale io ho seri dubbi che i sondaggi che girano siano veritieri. Quelli che dicono che siete superiori al Partito Democratico? No, più che altro credo che i sondaggi vengano fatti in una maniera ben precisa, quindi se io entro in una struttura dove già so che la fascia, il target di persone è riconducibile a una tipologia ben precisa della società, so già che lì troverò una percentuale di un certo tipo. Se entro in altri posti avrò una percentuale. Poi dipende anche come viene posta la domanda. Esatto, e come viene posta la domanda. Perché la domanda che spesso può essere. Spesso io faccio la domanda per avere una risposta differente. Quindi a livello nazionale è un grosso, come dire, punto interrogativo. Ma noi non ne facciamo un problema di percentuali, perché sostanzialmente. No, noi lo facciamo perché. Se voi, noi come movimento, sì, però noi come cittadini e come giornalisti ci chiediamo, se voi doveste prendere così tanti consensi da diventare un partito di governo, sarete voi nelle condizioni di governare una Italia così tanto complessa e compromessa? Ti rispondo intanto con una battuta e poi lo approfondiamo. Fare peggio di questo è impossibile. Oddio, il peggio non c'è niente. Guarda, e poi ora, questa è la battuta che te la lancio così, però oggettivamente se analizzo tutte quelle che sono le sfaccettature della società italiana, non mi fermo al 2012, vado indietro fino al 2000, e facendo un'analisi anche di quelli che sono i dati, gli aggregati macroeconomici, che sono quelli, perché i numeri poi purtroppo o per fortuna non mentono mai, e quando ti rendi conto che l'Italia passa da essere la quinta potenza mondiale alla pari con la Germania, a pari con la Germania fino al 2004,
Adesso noi ci ritroviamo a essere oltre la 12ª posizione nel panorama internazionale come però potenza, la Germania l'ha fatta da padrona come potenza economica, ma il punto è sempre quello: le politiche nazionali rapportate a livello internazionale dovevano essere, come dire, gestite in maniera da evitare che questo Stato venisse massacrato da delle tematiche europee che ci hanno fortemente svantaggiato. Un tema, cioè delle politiche comunitarie. Le politiche comunitarie sono intanto il nostro principale problema, sotto il profilo della capacità di questo paese. Quindi non siete a favore dell'Europa Unita? Il punto è un altro. L'Europa Unita è un vantaggio, la moneta unica è un enorme svantaggio. Perché? Questa sovrapposizione tra la moneta e l'Europa è qualcosa di assolutamente falso e folle. Perché? L'Europa Unita dovrebbe essere un'Europa in cui c'è la socializzazione di un'idea, cioè noi ci aiutiamo. L'Europa dei popoli. L'Europa dei popoli. Ognuno aiuta l'altro se è in difficoltà. In realtà l'utilizzo di una moneta di questo genere, con le parametrazioni che ci sono state imposte, perché praticamente noi le abbiamo subite, non le abbiamo dettate, nemmeno le abbiamo concordate, di fatto. Le abbiamo recepite. Diciamo che le abbiamo recepite, ma è, diciamo. Come dire, essere. Beh, si recepisce una legge, quando una legge viene fatta siamo costretti a recepirla. Quindi essere, una legge l'hanno fatta e essere, essere benevoli, perché quando i trattati vengono scritti dovrebbero anche essere letti. Prima di essere sottoscritti. Prima di essere approvati. Siccome difficilmente credo che un politico del sud Europa abbia letto un solo trattato a livello. E perché non l'ha letti? Perché gli svantaggi erano talmente enormi che non sarebbe stato impossibile sottoscriverli. Per fare una cosa, un esempio no, molto banale. Però l'hanno sottoscritti. Li hanno sottoscritti senza leggerli. E perché non li hanno letti secondo lei? Perché negli ultimi 15 anni noi di fatto siamo stati rappresentati in Europa da una serie di soggetti che tutto avevano tranne che capacità di interlocuzione politica a livello europeo. E questa dimostrazione. Ma come si faceva una volta che si è barattato qualcosa per un no, altro. Non è questo, perché nel momento in cui soltanto da 2 anni noi vediamo le direttive europee tradotte in italiano, e fino al 2013 erano soltanto in tedesco, inglese e francese. Chi ha voluto che venissero tradotte in italiano? Ma noi abbiamo fatto una battaglia enorme nel solo movimento 5 Stelle. È uno dei temi che noi abbiamo portato, uno dei primissimi. Perché su tante cose l'Italia, dal punto di vista come lingua, è molto sottovalutata. Sì, praticamente era inesistente ma non solo lì. Nell'aspetto legislativo della comunità europea era inesistente. Quindi lei vuole dire, siccome la maggior parte degli italiani, al contrario degli stranieri che conoscono più lingue, esatto, non ne conoscono più, esatto, ma soprattutto non conoscono quella inglese, che è quella che oramai ha rappresentato il predominio della, esatto, lingua internazionale, e finivano per non leggerli perché ne erano incapaci di leggerli. Anche nella traduzione di quelli che erano bandi, linee di guida e quant'altro, ci sono stati seri problemi anche di interpretazione. Ci sono, allora, in passato noi abbiamo subito anche delle procedure di infrazione per un'errata interpretazione delle linee guida europee, perché venivano tradotte in maniera non corretta dagli enti locali di riferimento, per esempio. Questa era, ti fa capire come la linea politico europea era indirizzata. Quindi non era un errore, diciamo, non era un errore nel merito quanto nell'incapacità di poter leggere quello che c'era scritto. Anche, però oggettivamente la rappresentanza europea a livello europeo è paradossale che non si sia mai posta nemmeno il problema di dire: ma se noi siamo uno dei paesi fondanti della comunità europea, possiamo avere voce in capitolo in quel reale, persino nell'esplicitazione delle norme, o le dobbiamo soltanto subire? Perché parliamoci chiaro, negli ultimi 15 anni chi ha scritto le regole che gestiscono la comunità europea è fondamentalmente la Germania, un po' l'Olanda e in piccola parte la Francia. Quindi in un'Europa a trazione tedesca è chiaro che noi siamo rimasti indietro, ma fortemente indietro, con una enorme penalizzazione di quelle che era il nostro tessuto produttivo, perché ricordo che una nazione fatta fondamentalmente di piccole e medie imprese, schiacciata da una legislazione che punta a agevolare le grandi imprese e a distruggere le piccole imprese, chiaramente è una legislazione europea fatta contro l'Italia, e di conseguenza, non avendo avuto un filtro politico che fosse in grado di
ammortizzare questo impatto, automaticamente ci ritroviamo dopo 15, 17 anni. Però va riconosciuto a Renzi la volontà e l'impegno come primo ministro quando ha governato di contrastare un po' la politica, al di là del fatto che uno dicesse andasse a braccetto con la Merkel, in realtà lui cercava di mantenere un dialogo, un rapporto per poter abbonirla e impedirle quel tipo di politica così saccente. Allora, lì dobbiamo entrare nell'ambito delle regole economiche precise, perché tu puoi anche fare l'annuncio, questa Europa non va bene, dobbiamo interrompere l'austerity, eccetera, eccetera, ma poi se il periodo successivo dici però vogliamo restare nei parametri che ci siamo imposti. No, che ci siamo imposti. Che ci siamo imposti. Nei parametri che abbiamo sottoscritto. Che ci siamo imposti, perché i parametri sottoscritti parlano, per esempio, del rapporto di deficit PIL al 3%. Noi rischiamo una procedura di infrazione perché non riusciamo a stare sotto il 2,4%. Perché ci siamo autoimposti di andare al 2,1 con un gap di potenzialità di spesa a livello interno di svariati miliardi. Prodotto interno lordo. Il rapporto deficit. PIL. Questo che cosa comporta? Se io ho difficoltà persino a recepire tutte le somme che l'Europa ci dovrebbe destinare, e il rapporto tra quello che noi diamo all'Europa e quello che ritorna è un rapporto che è sempre a favore dell'Europa, e ti dico quant'è negli ultimi 16 anni, perché c'è un parametro ben preciso tra le somme che noi abbiamo dato all'Europa e le somme che l'Europa ci ha ritornato, ed è un parametro che è quasi 64 miliardi di euro. Quindi tra quello che noi abbiamo dato e quello che ci hanno ritornato, noi abbiamo perso 64 miliardi. Ma perché non siamo stati capaci di tirare fuori dei progetti che non perché non siamo stati capaci, perché non siamo stati capaci di perorare le difficoltà di uno Stato che aveva difficoltà rispetto agli Stati europei già in partenza, e che non è mai stato considerato uno Stato da aiutare, ma è stato sempre considerato uno Stato da massacrare. Per un motivo soltanto, e ritorno all'aggancio sull'aspetto tedesco, perché forse molti non sanno che un paio d'anni fa c'è stato il primo ministro tedesco Schäuble che ha posto la questione della ricchezza italiana rapportata a quella tedesca per singolo abitante. Tecnicamente noi siamo molto più ricchi dei tedeschi, perché noi abbiamo una ricchezza personale che è equivalente a circa 140.000 euro. Quella dei tedeschi è l'equivalente di circa 74.000 euro. Ma quella è dettata dal risparmio e dal sacrificio? Quella è dettata dal fatto che noi, essendo una nazione che dal dopoguerra fino alla fine degli anni 90 abbiamo avuto un'enorme capacità di investire nella casa, nel mattone, così usa dire. Quindi abbiamo un patrimonio netto che è superiore a quello di altri stati europei. Addirittura abbiamo anche la concezione della casa anche come propria, esatto, che molti magari non sentono la necessità. Quindi nonostante questo c'è stato anche il tentativo di imporre allo Stato italiano tramite una norma europea una patrimoniale fortissima che andasse a intaccare anche questo tipo di ricchezza. È stata richiesta anche adesso una nuova è stata richiesta dopo che abbiamo avuto pure il terremoto, che è stato veramente vergognoso. È stata richiesta adesso perché l'Europa ci chiede una manovra aggiuntiva di 3 miliardi e 8. Dove voglio arrivare? È chiaro che in un paese dove c'è una disoccupazione media al 12%, perché è il massimo storico, perché prima del 78 non c'era la parametrazione, dove la disoccupazione giovanile è tra il 40 e il 50% a livello nazionale, dove con i picchi nel sud di oltre il 60%, dove perdiamo ogni anno 160.000 piccole aziende, dove non riusciamo in certe, e parlo per esempio della regione siciliana, dati della Corte dei Conti, non abbiamo con i conti economici che disponibili nemmeno la capacità di mantenere i servizi pubblici essenziali, primari, eppure l'Europa ci dice che non va bene, dobbiamo ridurre ancora di più.
È chiaro che la manovra è fatta per portarci in uno stato talmente di difficoltà e successivamente poterci commissariare, come è accaduto con la Grecia. La Grecia, molti non lo sanno perché... Quindi è importante che ci sia un governo forte, stabile, ma è importante che ci sia un governo forte e stabile, ma che abbia la capacità di andare in Europa e cominciare a mettere dati economici concreti. Io negli ultimi 6 anni non ho visto niente di tutto questo. E poi torno indietro fino al governo Monti, che è un governo, il primo governo non eletto, perché poi tutti gli altri che si sono succeduti poi non sono governi che non rispecchiavano quelle che ci sono state nelle elezioni reali. Ma tutti questi governi hanno fatto esattamente l'opposto di quello che andava fatto. Non hanno mai fatto un'interlocuzione forte con l'Europa, non hanno mai cercato di perorare la causa italiana, e la dimostrazione ce l'hai anche in piccole semplificazioni. Ma c'è stata la paura di dover uscire da un'Europa? Qual è stato il timore per cui l'Italia non si è battuta quanto avrebbe dovuto? Allora, secondo me c'è un ragionamento che va fatto, che è questo: noi sostanzialmente quando andiamo all'estero tendiamo sempre a autoflagellarci, come se avessimo, come dire, un peccato originale che dobbiamo farci perdonare. Masochisti un po', direi. Molto masochisti, e dimenticando l'orgoglio di quello che siamo. Questa cosa si ripercuote in maniera molto negativa nella capacità che hanno i nostri politici a livello europeo e anche nei nostri esecutivi a livello nazionale di rivendicare quello che sarebbe giusto di portare. Ma gli italiani si sentono ancora un popolo in una nazione? Perché se uno, secondo se me uno sì. non si sente questo, secondo è me chiaro sì. che viene meno? Secondo me sì, però il problema fondamentale è che negli ultimi 20 anni ci è stato ripetuto il mantra che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri limiti, questo, quindi dobbiamo fare tagli, dobbiamo fare austerità. Questa è una menzogna clamorosa, perché nel momento delle nostre possibilità è una menzogna clamorosa, per un motivo molto semplice: perché ci siamo fatti inglobare da un sistema capitalistico che ha in maniera scientifica distrutto gli stati del sud. Per esempio, come destrutturato? Come destrutturazione scientifica del tessuto produttivo nazionale. E noi come Sicilia, per esempio, siamo l'esempio più eclatante di questa destrutturazione continua, perché quel poco di tessuto produttivo che si era creato è stato smantellato in maniera totale. Ma tornando un attimo in Sicilia, appunto, con la regione siciliana, cos'è che il governo Crocetta non ha fatto di quello che aveva promesso? Cos'è che è venuto meno? Quali sono i vostri contrasti con questo tipo di governo? Allora, intanto ci sarebbero tante cose da dire. Cominciamo con un dato, che è un dato recentissimo, che trovate a pagina 97 del DPF di programmazione 2017-2018-2019. Sarebbe quel documento che l'Assemblea regionale ha approvato a dicembre, che è il documento di programmazione economico-finanziaria, che è il terzo documento che ti permette di avere la visione di quello che sarà completa di quello che è il percorso politico, amministrativo, economico di questa regione. Cosa c'è a pagina 97? A pagina 90 è che ti fa capire per quale motivo questa regione è una regione fortemente depressa, e che non c'è stata la volontà nemmeno politica di andare a chiedere allo Stato centrale quello che è nostro. Perché a pagina 97 ho trovato uno specchietto anno per anno che dal 2004 al 2014, quindi 11 anni di parametrazione, ti dà il parametro dell'IRPEF che viene pagato in regione siciliana. Io non so se voi sapete che l'IRPEF negli ultimi, dal 2014 ad ora, è al massimo dell'aliquota. Purtroppo. Quando noi nel giugno del 2014 abbiamo fatto quel famoso mutuo per pareggiare il bilancio di 1,4 miliardi, che poi diventò 2,5 miliardi, che è stato messo a gravare. Cioè loro buttano i soldi e non li paghiamo. Per i prossimi 30 anni l'IRPEF è al massimo dell'aliquota. Io lì all'epoca feci una battaglia molto forte contro Crocetta, perché gli avevo anche trovato dove andare a prendere le somme senza toccare l'IRPEF, tra parentesi. Tra l'altro c'è una mia mozione approvata all'unanimità che però non è stata considerata, perché lui dopo 4 giorni è andato a fare l'accordo con lo Stato
in cui rinunciava a qualunque tipo di contenzioso. Io gli avevo trovato delle risorse che erano da agganciare, risorse nostre, che ci dovevano essere riconosciute dal 2007, cioè quelle relative alle accise sugli idrocarburi consumati in Regione Siciliana. E che sono delle somme dovute, perché riferito anche al fatto che noi produciamo, vendiamo, ma soprattutto noi paghiamo di più di quello che dovremmo, ma soprattutto noi li consumiamo, quindi quantomeno le accise che degli idrocarburi consumati in regione, la finanziaria nazionale del 2007 dice questi si spettano alla regione siciliana, quindi non è nemmeno una rivendicazione statutaria, è una legge nazionale che non è mai stata applicata e a quale io dicevo sostanzialmente, allora sostanzialmente gli dicevo a Crocetta, dalla teoria ai fatti. Vai a Roma, ti siedi con Padoan, ti fai riconoscere questo gettito ulteriore, lo metti in garanzia del mutuo. Forse non gliel'avranno riconosciuto, può darsi che ce ne dà. No, non è questione, perché è legge, devi solo far applicare una legge, però devi chiedere. Se un creditore rispetto a un debitore, se non va mai a chiedergli i suoi soldi, difficilmente il debitore verrà a casa sua a bussare e dice sai ti devo dare 1.000 euro, 10.000 euro, quelli che sono. Noi nemmeno siamo andati a bussare. Ma abbiamo bussato a casa di tutti i siciliani portando l'IPF al massimo della liquida per i 3 anni, perché è più facile, è spalmato, non si vede poi. No, si vede, si sente. Si vede, però è più difficile che la gente. No, è che le persone chiaramente si rendono conto, ma non hanno gli strumenti per ribellarsi. Questo ragionamento, e torno al discorso del DPF, perché si aggancia sempre all'IPF, lì vedete una tabella dove ci sono delle entrate della regione, dove nel 2004 le entrate riconosciute dallo Stato alla regione siciliana sono il 68% di quello che è stato pagato e va scendendo progressivamente fino ad arrivare al 52%, per dire solo nel 2014 lo Stato ci ha rubato 3 miliardi e 200 milioni, perché ricordo che per statuto l'IRPEF doveva essere il 100% in regione, in quella tabella ci sono 31 miliardi di euro che non sono stati riconosciuti. Se considerate che lo sbilancio il deficit di bilancio attuale è 8 miliardi e mezzo, vi rendete conto che noi teoricamente, avendo riconosciuto le nostre somme, avremmo in questo momento, teoricamente non avendo le spese, 22-23 miliardi da poter utilizzare per tutto quello che ci serve. Quindi a cascata, precari, infrastrutture, ospedali. Ma il governo Crocetta, a proposito di precari, si vanta di aver stabilizzato i precari degli enti, in realtà, si è messo su carta un percorso. Il percorso dovrebbe prevedere che questi soggetti vengano progressivamente assorbiti dalle amministrazioni che li hanno utilizzati, ma se le amministrazioni che li hanno utilizzati non hanno nemmeno le risorse per chiudere i bilanci, rischiamo che entro metà anno la metà dei comuni siciliani va in dissesto. Come faranno a stabilizzare delle persone che fino ad oggi non hanno pagato? No, hanno pagato per una parte, per una quota. Hanno pagato per una piccola quota. E come faranno a farsi carico dell'intera quota più i contributi che sono di pertinenza regionale, quindi arrivare a quel processo? E torniamo sempre allo stesso ragionamento, perché lo Stato, tagliando nei confronti della regione siciliana senza che nessuno si ribellasse, perché poi il mio dovere da... noi non abbiamo amministrato, siamo all'opposizione, ma se fossi stato io un amministratore che interloquisce con Roma, io ho il dovere istituzionale di difendere innanzitutto il mio territorio, quantomeno avere la rivendicazione di quello che è mio, cioè se tu prelevi delle tasse dal mio territorio e mi dovrebbero aspettare in maniera integrale, mi aspetto che quantomeno me le riconosci, per poter evitare tutto quello che sta accadendo, quindi quella macelleria sociale che stiamo vedendo, perché non è che sono soltanto i precari della pubblica amministrazione, io ricordo i precari della sanità che aspettano con ansia una rete ospedaliera che ancora non arriva, io penso a tutti quei soggetti che sono agganciati in una maniera o nell'altra al tessuto della regione siciliana e che aspettano una risposta e questa risposta non arriva e vengono continuamente prorogati e tenuti al cappio di una politica che gli dà speranze e mai certezze. Francamente questa è una cosa che nasce da una incapacità politico-economica di rivendicazione di quelle che sono le nostre legittime aspettative. Diciamo che sotto l'aspetto politico questo governo è stato una grande delusione, perché io fino a un certo punto, dall'interlocuzione che avevamo avuto nella primissima fase, pensavamo che si potesse avviare un percorso anche di collaborazione.
Collaborazione in che senso? Noi non abbiamo mai pensato di entrare nel governo. Però di appoggiare però, ogni da come si era posto in un primo momento Crocetta nei nostri confronti, pensavo che si potesse avviare un tavolo di concertazione nella quale noi facevamo delle proposte, si discutevano, magari si adattavano e poi il governo le poteva fare proprie. In realtà questo non è mai accaduto, perché tutto quello che noi abbiamo suggerito è stato abilmente accantonato, a volte usato per altri fini, quali per esempio il ragionamento sulle province, che lui ha preso soltanto lo slogan, le tagliamo, e poi non ha fatto niente di quello che doveva essere fatto. E quindi nel computo complessivo io non posso che essere estremamente insoddisfatto, io come penso 5 milioni di siciliani. E ora siamo già da luglio scorso in campagna elettorale. Stanno loro o state voi? Loro, perché io ricordo che l'Assemblea regionale siciliana di fatto ha interrotto il proprio lavoro a luglio 2016, perché se andate ad analizzare l'attività politica, a parte quei documenti contabili che erano essenziali, troverete ben poco, quasi niente. Ho capito. Per quanto concerne invece la politica provinciale, cosa intendete fare? Qui si vota in 4 comuni, forse in 5 se Mazzara vota. Difficile che Mazzara voti, io non credo che l'onorevole Cristaldi abbia intenzione di lasciare la sua sindacatura. Da quello che penso, credo che sia stata una, come dire, un'ipotesi all'interno del centrodestra che probabilmente... Perché lui pensava di candidarsi come presidente. Ma magari poteva anche essere legittimo anche pensare a provare a portare magari qualcosa a livello regionale, viste le condizioni disastrate. Ma come è chiaro ed evidente, il centrodestra è estremamente diviso e credo che non sia nemmeno pensabile un'ipotesi di questo genere. Io dall'inizio penso, e l'ho sempre detto in maniera diretta, franca, non credo a questa ipotesi. Poi in politica ci può stare tutto, quindi può anche capitare che domani magari centrodestra trovi in cristalli una sintesi, ma in questo momento non c'è nessun segnale tutto questo profilo, anche dai rumors che vedo in assemblea. Centrodestra ha almeno 3-4 nomi differenti che ruotano e sono convinto che almeno 2-3 saranno candidati, quindi sia a destra che a sinistra, sebbene secondo me non sia quali più... Quali nomi sono quelli che girano in questo? Per esempio oggi è uscita con forza la figura della Prestigiacomo come candidata alla regione. Ah, si diceva già diversi giorni fa. Caetano Armao è un altro, Nello Musumeci è un altro, al netto delle problematiche che si stanno verificando adesso. Insomma, una grande frammentazione, come anche nel centro-sinistra c'è una grande frammentazione, perché ad oggi Crocetta parla che si candida, ci sono varie fibrillazioni a tanti livelli. Anche se, ripeto, ormai fare una distinzione tra sinistra e destra può rischiare di far perdere il centro-sinistra, perché magari quando da una persona ci si aspetta molto e magari si è fatto molto di meno di quello, magari si è fatto tanto, però molto di meno di quello che le persone si aspettavano, perché le persone vogliono vedere cose concrete che non hanno visto, e quindi potrebbe rischiare di distruggere il centro-sinistra più di quanto lo è adesso. Non credo che il centro-sinistra voglia mettersi dentro questa... Ma il problema è un altro, è Crocetta, il suo movimento lo ha lanciato adesso, Riparte Sicilia. Ah, il megafono è finito? Sì, ora è Riparte Sicilia, che già implicitamente nel nome dice che la Sicilia è ferma. Quindi lui che ha amministrato fino adesso implicitamente mi sta dicendo che ha fermato la Sicilia e quindi la vuole fare ripartire. Quindi lui ha spento il motore, forse ha messo anche un po' di retromarcia, adesso mi dice che la vuole fare ripartire. Non è molto felice, diciamo, come Poi, non so se hai avuto modo di vedere il simbolo, è molto simile a quello nostro. No, ha messo 9 stelle con dei colori simili, forse perché pensa che... Un po' tra l'America e voi. No, perché lui giustamente deve cercare di prendere un po' di qua e un po' di là. È un'operazione che secondo me punta soltanto ad alzare il prezzo per provare a collocarsi altrove. Sì. Poi magari si candiderà, non so con quali risultati, non credo che possano essere dei grandi risultati. Ma voi manterrete sempre la linea dell'autonomia? Autonomia... Rispetto a una ipotesi di diciamo unione tra diverse forze, quindi coalizzarsi? Allora...
Partiamo da un presupposto. Noi non abbiamo mai rifiutato le collaborazioni, abbiamo sempre rifiutato le alleanze. Perché io sono convinto che non sia necessario fare un'alleanza politica per poter portare avanti una buona idea. Cioè, questo è un dato di fatto imprescindibile. Per portare avanti una buona idea no, però per portare avanti un risultato che consenta di essere eletti, ma sai, l'alleanza può essere importante. Ma nel momento in cui tu ti candidi come forza di governo e pensi di avere la forza di governare, poi a un certo punto ti poni nella condizione di poter proporre delle situazioni che dal nostro punto di vista debbano andare nell'interesse del cittadino. A quel punto voglio vedere chi è che non ci sta dell'opposizione, se io porto, che so, un abbattimento dell'IRPEF di un punto percentuale perché vado ad attingere somme di un certo tipo a fare un'interlocuzione con lo Stato. Se voglio... Ma quando sei diventato già... Se diventi governo... No, invece io dicevo, per fare in modo che si diventi governo... Devi scendere a compromessi in questo momento... No, intendevo dire, le forze, se si uniscono, diventa più facile che uno venga eletto rispetto a un altro che è diviso. Sì, è chiaro, però devi considerare che in questo panorama attuale politico regionale, mi riferisco al regionale, lasciamo stare quello nazionale perché è assolutamente improponibile, ma nel panorama politico regionale non c'è nessun soggetto politico che potrebbe nemmeno lontanamente appoggiare la nostra idea di governo, perché le cose che portiamo noi avanti, uno per tutti, e noi proponiamo una riduzione netta e drastica di quelli che sono gli emolumenti dei parlamentari, ma molto sostanziosa, perché quando io ti propongo 5.000 euro lordi e non più di 2.000 euro di diaria, quindi parliamo 7.000 euro al massimo contro 20.000, 11.2 più le cariche, parliamo di 13-14 perché chi ha le cariche arriva a questo, cioè è chiaro che nessuno di questi potrà mai farlo diventare un punto del proprio programma, perché per loro è altro. Cioè io ho colleghi parlamentari che mi dicono: ma voi come fate con 2.500 euro a fare politica? Io ce la faccio tranquillamente, non ho nessun portaborse, no? Ho semplicemente un collaboratore sotto il profilo giuridico che mi aiuta a scrivere gli atti parlamentari, la macchina me la guido io nei 5.000-6.000 km che faccio ogni mese, e sostanzialmente questa cosa però mi permette, da parlamentare del Movimento 5 Stelle assieme ai miei colleghi, ad aver restituito per esempio durante questa legislatura quasi 4 milioni di euro e aver fatto una serie di iniziative di un certo tipo anche abbastanza importanti, perché 1.400.000 al microcredito fatto con Banca Etica, la strada trasera ristrutturata, la casa Guarascio comprata, boom polmoni urbani che è la ricostruzione di 3 polmoni urbani nelle, tra l'altro uno anche a Mazara con mio grande, come dire, con mio grande giubilo, considerato anche che noi abbiamo in questo concorso di idee che abbiamo sponsorizzato fatto in modo che la scelta dei progetti venisse fatta con una giuria di soggetti che non erano nemmeno siciliani, quindi abbiamo fatto venire 3 soggetti esterni che hanno valutato tutto il parco di proposte e sono state scelte un'iniziativa a Catania, una a Caltanissetta e una a Mazara del Vallo, e speriamo di poterlo replicare, perché l'idea iniziale sarebbe di portare almeno un polmone urbano in ogni provincia. Ora stiamo facendo un'altra iniziativa che punta a dare ristoro agli atleti disabili che hanno grossissime difficoltà in regione siciliana, abbiamo istituito 60 borse di studio per permettere loro di poter fare attività a medio e ad alto livello, e giovedì la presenteremo ufficialmente. Quindi sono tutte iniziative che vengono fatte con le restituzioni di noi deputati, perché purtroppo l'Assemblea non ci ha permesso di poterli lasciare indietro, quindi il taglio l'abbiamo dovuto fare in maniera autonoma, e quindi a quel punto ci siamo attivati per fare delle iniziative di pubblica utilità. Ovviamente questa cosa, se noi dovessimo diventare governo, sarà la prima cosa che faremo a livello di legislazione, e a quel punto non so quanti di quelli che in questo momento fanno i professionisti della politica, perché il ritorno economico è assolutamente importante, gli converrà continuare a fare politica. Lo faranno soltanto chi ci crede veramente. Fermo restando che io ti posso assicurare che ci sono colleghi che in Parlamento non vengono, continuano a fare la loro attività, la loro professione, vengono una o due volte ogni 3 mesi, quando si tratta di votare cose che hanno bisogno del quorum, delle presenze, e poi non si vedono mai. Non è più possibile, noi siamo al servizio dei siciliani. Cioè, io personalmente ho lasciato la mia attività precedente 4 anni fa e lavoro full time.
Credo che... Qual era la tua precedente? Io sono un preparatore atletico, avevo una struttura e devo dire un lavoro che mi permetteva anche di avere ampi margini di tempo, di potermi gestire la vita. Ora è una cosa completamente diversa, che però mi sta gratificando molto, perché devo dire che il riscontro con le persone è continuo. Mi sono potuto confrontare con centinaia di soggetti che hanno problemi e si è provato in tutti i modi di aiutarli. E la prospettiva adesso è quella di, in futuro, se dovessimo diventare governo, di fare qualcosa di concreto per questa terra meravigliosa. Bene, naturalmente Sergio Tancredi si ricandida. Allora, il ragionamento è un altro: noi non ci candidiamo, ci candidano gli attivisti. Nel senso che si ripresenta come proposta per essere candidato. Mi spiego. Dagli attivisti. Noi tutti. Metterete un palinsesto di persone. Tutti i soggetti che sono iscritti, certificati al blog, quindi qualunque attivista, prima di una elezione comunale, regionale, nazionale, ricevono una mail da parte del blog in cui si dà la disponibilità a essere rappresentante istituzionale. Quindi vuoi candidarti, per esempio, per le politiche? Sì o no? Per le regionali? Sì o no? Se dai il sì, rientri nel novero di tutti coloro che saranno, che hanno dato la disponibilità, e a quel punto farai il tuo percorso, il tuo video di presentazione, dirai quello che vuoi fare nella tua attività istituzionale. E se gli attivisti del territorio hanno fiducia e ti danno il loro consenso, tu rientri nel novero di quelli che verranno inseriti nella lista. Ho capito. Quindi sono delle, noi facciamo sistematicamente delle primarie estremamente allargate, che sono aperte a tutti i soggetti che ne possono avere diritto. E poi quando qualcuno ogni tanto dice che noi abbiamo paura della democrazia, in realtà è esattamente il contrario. Cioè, noi diamo la massima possibilità a chiunque di poter mettersi a disposizione. Quindi quando tu mi fai la domanda, Tancredi si candida? No, Tancredi darà probabilmente la disponibilità. Poi dovranno essere gli attivisti siciliani a dire se merita di essere ripresentato per fare un percorso, si spera, di governo, o se saranno altri a prendere il mio posto. Ho capito. E questo lo trova piacevole, positivo, democratico, oppure castrante? No, non è. Allora, è assolutamente stimolante. Assolutamente stimolante per un motivo molto semplice. Perché da noi non ti puoi sedere sugli allori. Non sei il deputato di riferimento che impone le sue posizioni. Sei ancora, come all'inizio, un attivista che si occupa del territorio, che fa il massimo nelle sue possibilità e con le proprie capacità, e che cerca di fare il massimo rispetto a quello che ti viene di interlocuzione col territorio. Io una cosa che dico, io sono uno di quelli che ha 12 disegni di legge, 60 atti parlamentari, un'attività importante sotto il profilo parlamentare, ma questa è espressione del gruppo che mi ha supportato all'inizio e che mi ha aiutato nell'attività parlamentare. Quindi noi siamo il ragionamento di dire portavoce. Il portavoce è l'espressione di un gruppo più o meno ampio che ti permette di avere un certo tipo di qualità all'interno delle istituzioni. E questo per me è estremamente stimolante. Bene, allora noi ringraziamo Sergio Tancredi per essere stato con noi. Sergio Tancredi, ricordiamo, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle. A voi tutti per l'ascolto, buona serata, grazie. Grazie a voi.